Oggi siamo qui con Gianluca Decobelli, co-founder e amministratore delegato di Iolo Group. Buongiorno. Iolo è una realtà che aziendale lungimirante, trasformativa, un modello di business nuovo. Qual è stata la vostra intuizione? Direi che l'intuizione è venuta strada facendo. Per prima abbiamo avuto una buona idea dettata un po' dalle competenze, esperienze pregresse mie e del mio socio, basata quindi sulla convinzione che ci fosse un'evoluzione nel mercato, evoluzione che riguarda in particolare le aspettative dei clienti. Quindi abbiamo iniziato a capire, io mi sono occupato di sistemi di pagamento, mio socio di tutta una serie di attività nell'ambito del digital marketing e dell'e-commerce, che c'è questo consumatore che sempre più diventa digitale, che apprezza acquisire in facilità dei beni o dei servizi, e l'intuizione è stata: ma perché non dovrebbe farlo anche per le assicurazioni? Qual è il mercato, diciamo, più consolidato in Italia? Forse quello assicurativo, forse ancora prima di quello bancario. Quindi abbiamo detto: proviamo a fare qualcosa di realmente innovativo sfruttando il fatto che c'è una domanda nuova, che è quella generata dai consumatori digitali. Da qui l'idea di creare una piattaforma, quindi la nostra, diciamo, innovazione sta nell'aver creato una piattaforma che mette insieme le compagnie assicurative e il consumatore finale, dove il mettere insieme vuol dire che consente che in una logica end-to-end il consumatore possa in maniera totalmente digitale identificare il prodotto o il servizio di cui necessita, comprarlo, pagarlo e ricevere la polizza tutto online. E questo crediamo sia appunto un elemento un po' trasformativo, come diciamo prima. Ecco, appunto il cliente quindi oggi vuole un servizio che è super personalizzato. E qual è il modello a cui Iolo si è ispirato per poter dare ai propri clienti questo tipo di servizio? Ancora una volta è un qualcosa che abbiamo fatto come percorso. Siamo partiti dal capire le esigenze di un certo tipo di consumatori nell'ambito dei consumatori digitali. Quindi l'idea è stata quella di individuare un qualcosa a fronte del quale i consumatori potessero scegliere loro se acquisire o meno un servizio, un prodotto assicurativo. Quindi abbiamo lavorato molto sull'offerta, perché nel mondo assicurativo si dice che non c'è domanda, probabilmente è vero, il mercato, che se guardiamo gli altri paesi, è decisamente sottosviluppato e sottopenetrato, ma dal nostro punto di vista il problema è di offerta, non di domanda. Quindi abbiamo cercato di costruire prodotti nuovi insieme alle compagnie assicurative che potessero sollecitare e stimolare l'esigenza di protezione da parte di questi nuovi consumatori digitali, ovviamente proponendoli in maniera contestuale ove possibile. Ma in tutto questo quanto è importante il ruolo dei dati, delle informazioni? Arrivavo lì, quando ho detto ove possibile in maniera contestuale, che ove ho le informazioni e quindi i dati riesco a generare una profilazione del mio cliente e a proporre al momento giusto quello che può essere il servizio di cui necessita. In assenza dei dati il nostro modello di business muore ancora prima di nascere, tant'è che la nostra, diciamo, strategia vede o ha visto in una prima fase la costruzione di una piattaforma tecnologica per consentire, diciamo, la vendita e l'acquisto quindi di prodotti in maniera digitale, ma a fianco di questa da subito abbiamo messo una piattaforma che noi chiamiamo DMP, Data Management Platform, per andare subito ad arricchire la nostra proposizione in termini di offerta al mercato a cui ci rivolgiamo, che sono banche, compagnie assicurazioni o grandi corporate. E in questo è evidentemente strategica la partnership che oggi qui al SaaS Forum abbiamo deciso di comunicare e sarà operativa da settimana prossima con SaaS, come riconoscimento del nostro progressivo consolidamento sul mercato. Appunto, apprezziamo che SaaS abbia deciso di fare questa partnership con noi. Nello stesso tempo è per noi strategico avere accesso a quelle che sono le soluzioni, strumenti, software, ma non solo, di SaaS per proseguire, diciamo, l'implementazione della nostra piattaforma. Crediamo sia molto utile anche il supporto che SaaS ci potrà dare da un punto di vista di
metodologie e di risorse, risorse skillate, competenti, in grado di aiutarci a costruire questo laboratorio. Ecco, le faccio un'ultima domanda. Qual è la definizione che lei dà ad analytics, agli analytics? Informazioni fondamentali per generare qualsiasi nuovo modello di business. Grazie.